un ragazzo concreto che aveva i suoi hobby, faceva sport. Diceva sempre, io sarò sempre giovane, io sarò sempre giovane. Non capivamo questa cosa. Ogni tanto se ne usciva dicendo, quando gli chiedevano ma che vorresti fare da grande, cosa era? Lui diceva, ma chi lo sa il futuro, non sappiamo quanto vivremo, quanto non vivremo. Lui diceva che tutti nasciamo originali, ma diversi muoiono fotocopie. Quando morì Carlo, la chiesa era talmente piena che nessuno riusciva più a entrare dentro la chiesa, e tanti dovettero rimanere fuori. Tra questi c'erano molti extracomunitari, persone che io non avevo mai visto. Carlo ha fatto ricoverare due persone che erano malate, che stavano per strada. Che si alimentava in la Eucaristia, en esa misa de cada día, de ahí manaban las fuerzas para decir, macho, no me puedo juntar con otras personas y no decir, esos son mis hermanos. Esas personas que hay ahí. Sono destinata a morire.